Allora, partiamo dal presupposto che giochi. Partiamo dal presupposto che giochi come questo non dovrebbero esistere. Siccome sono passati dei secoli da quando ho giocato all'ultimo Five Nights at Freddy's, per dire, ho scoperto che è uscito Jolly 3, che dal nome non c'entra una sega, però vi assicuro che c'entra con Five Nights at Freddy's, quindi new game. New game. Ok, perfetto. Che bello, sempre una giornata positiva quando scopriamo giochi belli. Ah, però qua ti fa vedere come ci siamo finiti lì. C'è un palazzo chiamato Jolly. Oh, la Madonna, che grafica. Ma con una musica meno ansiolitica avrei apprezzato di più. Però vabbè. Cioè, qualcuno è arrivato con la macchina lì per farsi prendere gli infarti. Cioè, questa persona è un deficiente. Ci tengo a mettere in chiaro questa cosa. So you should be facing the main security office. Ho sempre odiato quelli che parlano all'inizio di Five Nights at Freddy's. Tanto perdo uguale, anche se mi spieghi cosa devo fare. Quindi non me lo spiegare. Mezzanotte, dobbiamo arrivare alle 6 del mattino. Ciao zio! Allora, mi hanno detto che è molto carino. Oh, salve. È molto carino come gioco tipo Five Nights at Freddy's. Cosa ci serve sta leva? Abbiamo il computer, che è gigantesco rispetto agli altri giochi normali. No, io sono qua. Ah, la ventola è attiva. Ma è esattamente. Che ventola? Cosa devo fare? Che bello quando skippo i tutorial, però non sai che cosa devi fare. Cos'è sta roba? Oddio. Quindi, vabbè, per adesso niente di strano comunque. Non c'è scritta l'ora. Cioè l'orario. Che ore sono? Non c'è scritto che ore sono. Come faccio a sapere che ore sono se voglio vincere la partita? Non lo so, non lo sappiamo. Andiamo a tentativi. È scattata un'ambulanza in sta zona. Non so come si fa a riparare. Aiuto. Avrei dovuto guardare il tutorial. L'unica cosa che ho capito è che quando la visuale mi va nera è perché c'è una ventola che non funziona. E io devo andare a ripararla, ok? Questo beep beep è fisso. Quindi sti cazzi. L'unica roba che ho capito, ve la spiego per come l'ho capita io, è che le ventole dopo un po' si rompono. Salve! E tu devi andare a ripararla. Perché se non la ripari diventa tutto scuro perché perdi ossigeno. Quindi devi riparare le ventole. Basta. Questo ho capito. Ogni volta che una ventola si rompe, non sai quale si rompe, devi andartela a cercare tu mentre stai soffocando. Ottimo. In tutto questo non ho capito come dovrebbero, come dovrei allontanare sti tizi. Questo non l'ho capito. Maronna mia, non potevo fare il commercialista nella vita io. Ma porca vacca. Ma che cazzo. Ma come poi? Ma dal nulla! Quindi adesso ho capito come deviare le persone. Semplicemente quando mi stanno per ingroppare l'ano, lì devo tirare la leva. Bene, era chiaro. Che poi minchia mi è spuntato. No, no, ti prego. Dove, dove, dove? Eccola. Due! Ok, bene. Bene, una sega, però va bene. Mi sta bene tutto, mi sta bene che continuino a crashare le ventole. Porca vacca, grazie Dio. Ci avrei più fare, non stavo più reggendo. Fantastico, salve. Non capisco cosa stia dicendo, però. Ah, io posso decidere dove andare, eh? Di qua. Ah no, sono scappato. Cosa devo fare? Ok, devo scappare velocemente, ok. Ma sono le 6 del mattino, non dormono gli animatronics. Anche alle 6 del mattino, credo che abbia detto. Porca vacca. Sta a fare Polaroid. Come Anna Baker. Oh. Ma neanche se mi metti i sottotitoli capisco. Cosa vuoi che capisca senza i sottotitoli? Devo hackerare. L'unica roba che ho capito che mi ha detto è che devo hackerare una cassaforte. Prova a creare un passaggio. Ok, next. Ah, io devo fare questa cosa nel mentre che la gente mi uccide. Che bello.
Ok. Madonna che brutto. Vabbè, e che devo fa? Che devo fa? Ti ho flashato la faccia, più di così non potevo fare niente, zio. Non ho della difesa, capisci? Continua. Porca vacca, non ho difesa. Ci ho provato. Devo hackerare la cassaforte, questa roba qua, muovendo il culo, così. Ok, vai, veloce. Next. Ciao! Porca tua mamma! Ok? Ciao! Cazzo. Non ho capito cosa hai detto, ma non mi stai simpatica. Ho fatto? Io sto flashando ogni tanto, non so quando devo flashare, però vabbè. Hello! Salve! Oh, io t'ho flashato. Ok, è andato via, vai. Dai, che difficilissima sta roba. Quante password? Ma voi siete drogati, no? Ma sono troppe. Poi sto hackerando col telefono. Che cosa sono, Mr. Robot? Cacciavacca. È una parte difficilissima, raga, questa, ve lo giuro. È più difficile del gioco normale. Ok, vai. Hello. Porca vacca morta. Stai zitta. Ne mancano 4, raga. Sei andato, vai, veloce, next. Mi mancano 3. Mi mancano 2. Come on, dude, one more. C'è lì, è lì il tizio, non posso farlo. Ok. Oh Gesù Cristo. Basta, ve prego. Sono le 6 del mattino, fatemi uscire. Una notte intera sono stato qua dentro, per cortesia. Oh. Non parlare, non ti capisco. The pin code is... Sì, devo concentrarmi, 6, scusate. 1, 3, 6, 5, 5. Grazie a Dio, ho fatto inglese all'elementare e ho capito. Madonna. Shift complete. Sì. Fammi andare avanti perché guarda, è stata già un'ansia. Stai zitto. Vai, va bene. Ce la farò. Un solo tentativo per la vittoria, ragazzi. Allora, l'importante è che non arrivino al corridoio. Quindi devo stare attento a questa, che è la sala centrale, e al corridoio, giusto? Se mi vanno giù le ventole in questo momento, io ce l'ho nel capranzi di brutto. Ciao! Eh sì. Adesso possono andarmi giù le ventole. Adesso però. Cadi una vacca. Porca trottola! Che è successo? Oh! Stanno lì! Incredibile! Non sono morto, ragazzi! Forse dovrei stare un attimino zitto. Porca Eva morta! Va bene, però io sono contento, giuro. Spero che il video vi sia piaciuto. Sono andato molto più avanti di quanto pensassi, anche perché io faccio cagare nei Final Freddy's. Invece stavolta, per essere la prima partita, non è neanche andata malissimo. Ragazzuoli, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace, anche per i social, che come in ogni video tutto nella descrizione. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Beh ragazzi.